Una medaglia d'argento che vale oro, una medaglia d'argento che consacra definitivamente, se ce ne fosse bisogno, nell'Olimpo dell'atletica l'atleta barlettana Veronica Inglese. Già impeccabile nella giornata di mercoledì, con il sesto posto ed il primato personale nei 10.000 metri, questa volta l'Inglese è andata oltre, conquistando la medaglia d'argento nella mezza maratona degli europei di Amsterdam andata in scena domenica. La prova dell'Inglese è stata superba. In testa, sin dalle prime battute, l'atleta barlettana ha formato un terzetto con la portoghese Moreira e la turca Aydar. Nel finale la Moreira però ha trovato lo stacco decisivo, mentre per l'Inglese è arrivato il secondo posto con il tempo di 1 ora 10 minuti e 35 secondi. È tutto vero, non ci credo, ma è tutto vero. Mamma mia, è stata una bellissima gara. Sono partita molto determinata e insomma, cioè, stavo bene. Avevo recuperato dal 10.000, sono partita e ho provato a mettermi davanti. Poi ho dovuto rifiutare un attimo, c'era la Moreira che è venuta davanti e l'ho fatta tirare. Gli ho lasciato anche un po' di metri perché avevo bisogno di riprendermi un attimo, perché insomma i primi 6 chilometri tirandoli avevo anche fatto un po' di fatica. E poi dopo niente, poi mi sentivo veramente bene, sentivo di finalmente per la prima volta di stare a combattere per il primo posto, quindi quella sensazione è stata bellissima. Poi vabbè, poi la Moreira insomma è forte, è una veterana e se n'è andata. Io ho dato veramente il massimo, infatti alla fine sono arrivata con le gambe veramente a pezzi. Io ringrazio come al solito la mia famiglia, il mio fidanzato, il mio gruppo sportivo che veramente sta investendo veramente tanto su di me, e lo ringrazio, come anche la federazione. Grazie.